Io mi sono preso due o tre esercizi da compiti, poi diciamo ce n'erano un paio che me l'hanno chiesto stamattina durante la pausa. Allora ce la dovremmo fare 5 minuti a testa. Cominciamo con un esercizio di questo tipo qua. Z più Z coniugato uguale 2. Avete questa equazione? Questo lo faccio purtroppo perché molti sbagliano anche un esercizio così semplice. Come suggerimento provate semplicemente a imporre z uguale a più b, z coniugato uguale a meno b, sostituite e deducete quello che dovete dedurre e ditemi quali sono le soluzioni di questo esercizio. A uguale 1? Sì, A sarà uguale a 1, ma io voglio sapere quali sono le soluzioni di questo esercizio. Questo l'abbiamo capito tutti che A fa 1. Allora, quali sono le soluzioni di questo esercizio? Z è uguale a 1 più o meno di b 0 e 1. Non è lambda, lo potete chiamare A, B come pare. È questa retta qui. Il fatto che non mi abbiate risposto in maniera chiara è preoccupante. Nel senso, vi deve preoccupare voi, no? Perché allora A più IB più A meno IB uguale 2, IB e meno IB se ne va, 2A uguale 2, A uguale 1 lo sapete fare tutti. Oh, questo è il punto, se la B sparisce in un'equazione, una incognita sparisce, quell'incognita può avere tutti i valori che gli pare. Allora qui la gente si inventa di tutto e di più, chi mi dice B è uguale a 0? Chi magari scopre che B oltre a B uguale a 0 ci sta anche B uguale a 1 e meno 1, quindi mi trova, qualcuno mi trova questa soluzione qua, qualcuno mi trova anche queste due qua, qualcuno fa altre cose strane, però che me le trovino tutte, diciamo all'inizio, fino a che non glielo dico, più di 9 di sì, diciamo più le volte che non succede che le volte che succede. Allora, questo è preoccupante perché vuol dire che voi non sapete valutare un'equazione o un sistema. Chiaro? Proviamo quest'altra. Z per Z coniugato più modulo Z uguale 6. Thank you.
Allora, se ancora ci state pensando vuol dire che c'è qualche cosa che non va. Allora, z per z coniugato quanto fa? A quadro più b quadro. Cioè fa modulo di z quadro. B quadro. Abbiamo detto non una volta, ma almeno 4-5 volte nelle ultime tre lezioni. Allora, sostituire modulo di z quadro più modulo z uguale 6. Modulo z quadro lo chiamate, modulo z lo chiamate t. Quindi t è un numero reale positivo, no? Positivo, tanto 0 non va bene, qua 0 più 0 non funziona. Allora, quindi qua avete l'equazione t quadro più t uguale 6, o t quadro più t meno 6 uguale 0. Quindi t uguale meno 1 meno più la radice di 25 fratto 2. Ovviamente quella col meno la potete scartare perché verrebbe un numero reale ma negativo, quindi meno 1 più 5 fa 4 fratto 2 fa 2, quindi t deve essere 2, quindi modulo di 0 è uguale a 2. Allora, chi sono le soluzioni di quell'equazione? Più o meno 2 vanno bene, ma non sono le uniche. La casuale è più 2i. Prova a metterci 2i e vedi che funziona. Però anche lì non sono le uniche. Che mi dice questa equazione? Mi dice il modulo di z. E che cosa è scomparso in questo caso? No, stiamo in forma trigonometrica. L'argomento. Allora, se il modulo è uguale a 2 e se l'argomento non c'è, che significa? Che come argomento posso prendere? E allora se faccio variare l'argomento in maniera arbitraria e se mantengo il modulo uguale a 2, che mi viene? Quale è? Una? Qualcuno l'ha detto? Tiraggio. Quindi le soluzioni di questa equazione qui, per come l'ho data, sono la circonferenza. Non è detto che un'equazione sui numeri complessi debba sempre avere un numero finito di soluzioni. Può anche averne nessuna, può anche averne infinite. È chiaro? Abbiamo fatto due casi in cui due semplici equazioni sui numeri complessi, in un caso venivano lette, in un altro caso veniva una circonferenza. Posso ovviamente fare anche le cose più complicate, ma insomma bastava questo. Poi queste cose io ve le posso far vedere una volta, capiterà che qualche cosa più importante la vediate due volte, non posso farvi vedere 100 volte, chiaro? Quindi quando ok, adesso vediamo un po' di equazioni invece che hanno magari allora una vabbè, ora mettiamo una variante di quella di prima, z quadro più z coniugato uguale. Ok. Allora, proviamo prima in forma algebrica, quindi z proviamo a scrivere a più il b. Allora, z coniugato quanto fa? A meno il b. Z quadro quanto fa? A quadro meno b quadro più 2ab. Questi numeri z quadro, z coniugato, modulo 0, modulo z quadro si calcolano talmente tante quelle volte che le dovesse fare ogni volta senza errore. Andiamo a sostituire, quindi qua mi viene a quadro meno b quadro più 2iab
più A meno IB uguale A più IB. Allora, innanzitutto questa A a sinistra e questa A a destra si cancella. Poi uguagliamo parte reale e parte immaginaria. Allora la sinistra parla il coefficiente della parte reale a quadro meno b quadro, a destra è 0. O se preferite, se preferite avete a quadro meno b quadro più a uguale a, a e a lo sono lì. Poi per quanto riguarda la parte immaginaria, poi mi viene 2ab meno 2b uguale 0. Allora la i è in evidenza, stavolta vedete 2ab meno b, poi qua portandolo a sinistra viene un altro meno b uguale 0. Quindi riscrivendo il tutto mi viene a quadro uguale b quadro e poi mi viene b per a meno 1 uguale a 0. La, il 2 lo posso togliere, posso dividere. Quindi ho due possibilità. Allora, a questo punto la strada si biforca. Per quale motivo la strada si biforca? Perché quella più facile da studiare è questa di sotto, perché è un prodotto. Allora, in un prodotto o si annulla un fattore, un prodotto di due numeri reali in un dominio di integrità, o si annulla un fattore o si annulla l'altro fattore. Quindi cominciamo a prendere il caso b uguale a 0. Allora, sfruttando l'altra equazione, sostituendo a quadro uguale a 0, quindi viene a uguale a 0. Questo mi dice che z uguale a 0. Infatti, se sostituisco z uguale a 0, poi viene 0 più 0 uguale a 0 ed è soluzione. L'altra possibilità è a uguale 1, quindi b quadro viene uguale a 1 e questa mi dà b uguale più o meno 1, quindi viene z, quindi questa è la prima soluzione, z2 e 3 sono uguali a 1 più o meno 1. Allora, a uguale a 1 è sicuro, poi b quadro uguale a 1. Attenzione che quando io metto la forma algebrica e metto a e b sono numeri reali, quindi adesso non devo fare radici con, a parte che sono sempre 1 e meno 1 sono, ma quando vado a fare le radici diciamo ottengo dei valori per b, se venissero per caso dei valori non reali li potrei, per esempio se mi veniva b quadro uguale a meno 3 qua, potevo dire che questa non aveva soluzioni perché b doveva essere un numero reale. Ok, anche queste le posso verificare perché 1 più i uguale z, z coniugato uguale 1 meno i, poi z quadro uguale 2i. Allora 2i più 1 meno i fa 1 più i e si tocca, quindi effettivamente è una sola soluzione. Quindi una volta che io ho prodotto delle soluzioni, allora io posso, qui non ho fatto nessun ragionamento che abbia introdotto soluzioni spurie, però nelle mie equazioni a volte si possono fare dei ragionamenti che possono introdurre, possono aumentare l'insieme delle soluzioni, in genere non diminuire perché sennò poi me ne perdo qualcuno, però aumentare, se aumento l'insieme delle soluzioni e poi alla fine arrivo a 5 soluzioni, non è difficile verificare quali sono soluzioni e quali no. Le vado a verificare una per una, quelle che soddisfano l'equazione originale sono soluzioni, quelle che non la soddisfano non lo sono. Qui tutte e tre le soluzioni si può verificare facilmente che sono soluzioni. C'era un altro modo di fare questo esercizio? Ecco, un altro modo di fare questo esercizio è questo qui. Ci provo, poi vediamo come si arriva. Allora, io posso scrivere z coniugato per z più z coniugato uguale z. Ho scritto questo è z per z. Allora, quindi posso scrivere z quadro meno z, scusate, uguale a meno z coniugato. Arrivo sempre alla stessa cosa. Adesso passo ai moduli. Se due numeri complessi sono uguali anche i loro moduli. Passiamo ai moduli. Allora, no, qua c'era meno. Adesso, questo è z per z meno 1 uguale meno z coniugato. Passiamo ai moduli. Modulo del primo per il modulo del secondo uguale
il modulo di 0 coniugato è uguale al modulo di 0. Ok? Allora, qui avete due possibilità: o modulo 0 è uguale a 0, che vi dà sempre la soluzione 0 uguale a 0. Se il modulo di 0 è diverso da 0, allora ottengo che il modulo di z meno 1 è uguale a 1. Ok? Questo che vuol dire? Vuol dire che z è uguale a 1 più w, dove w è un numero complesso di moduli unitari. Ho chiamato z meno 1 uguale a w. Allora faccio questa sostituzione al posto di z, poi rimarrò con un'equazione su w in cui il modulo è fissato, quindi sto su una. Solo sulla circonferenza. Allora a quel punto devo, mi vado a vedere l'equazione di teta, probabilmente, cioè no, probabilmente, sicuramente mi verranno l'equazione che mi dice che teta è uguale a più o meno pi che convenza. Ok, questo lo lascio per esercizi, perché voglio fare un altro paio di esercizi prima di andarci, se ce la faccio. Sì, ne recupero, cioè, 5 minuti di recupero. Visto che. Ok. Allora. Facciamone un altro. Ecco. Quello di stamattina com'era, se me lo... Z al cubo? Sì. Più 2i uguale a meno z al modulo al quadrato. Ok. Questo è... non è difficile se lo fate in forma trigonometrica, e però prima dovete determinare il modulo. Se lo fate in forma algebrica sono dolori di pancia, perché se lo faccio in forma algebrica io devo porre z uguale a più ib, quando vado a, e qua ci devo mettere a quadro più b quadro col meno davanti, quindi comunque quando vado a sviluppare il cubo a primo termine mi vengono fuori cose di grado 3, e quindi andando a guagliare mi viene due equazioni di grado 3, quindi un sistema di grado 9, 3 per 3, chiaro? Quindi poi bisogna saperlo manipolare algebricamente, chi è bravo sa fare delle manipolazioni per vedere che certe cose si possono eliminare, chi no, no. In realtà la cosa non è molto difficile se la guardiamo così. Allora io posso scrivere z cubo uguale meno z quadro meno modulo di z quadro meno 2i. Ok? Allora facciamo il modulo al quadrato di questo numero qua. Perché faccio questo modulo quadro? Perché questo numero qui, questo è un numero reale e questo è un numero immaginario cubo, cioè il multiplo di, chiaro? Allora come si fa il modulo quadro di un numero di questo genere? Si fa la coefficiente della parte reale al quadrato più il coefficiente della parte immaginaria pure lui al quadrato, quindi otteniamo questa equazione qua. Sì, scusate, alla quarta. Infatti, se no, stavo appunto notando che se no alla fine poi la soluzione non veniva quella dove andava. Questa al quadrato, quindi già è al quadrato ancora fa la quarta, più quarta. Questo di sinistra è il... Allora, modulo di z al cubo è uguale al modulo di z al cubo, se vi ricordate, i moduli si moltiplicano. Quindi questo è il modulo di z alla sesta. Allora adesso ponete t uguale modulo di z quadrato, perché questa è un'equazione b quadratica. Quindi adesso vi viene t cubo uguale t quadro più 4. Adesso qua ci vuole un po' di studio, in realtà più avanti nel corso vi faccio vedere come approssimare, ma quando la andate ad approssimare vi rendete subito conto che la soluzione viene esatta. Questa è un'equazione di grado 3, deve avere almeno una radice reale. Una radice reale c'è e fa 2. Se ci mettete 2, cioè come si fa? In 0 il primo membro e in meno il secondo membro.
In 1 il primo membro è minore del secondo membro, in 3 il primo membro è diventato più grande del secondo membro. Quando andate a staccare questo intervallo, a un certo punto vi accorgete che in 2 il primo membro fa 8, il secondo membro pure fa 8. Quindi una soluzione è t uguale 2. Ok? Altre soluzioni reali non ce ne stanno. Dividete per t meno 2 e andate a vedere che le altre soluzioni vengono o reali, diciamo, reali positive sicuramente non ce ne stanno, ma le altre due dovrebbero essere complesse. Ok, comunque la cosa è che t, abbiamo determinato t che vale 2. Ma allora se t vale 2, allora vuol dire che il modulo z quadro faceva 2. Ma allora, sostituendo nell'equazione iniziale, la mia equazione diventa z cubo più 2i uguale meno 4. Meno 2, scusate. E quindi viene z cubo uguale meno 2, meno 2 che moltiplica 1 più i. Meno 2, meno 2. Quindi si tratta di fare le radici cubiche di questo numero qua. Meno 2 per 1 più i da questa parte. Il modulo si vede subito che viene 2 radical 2. Allora, la radice cubica è 2 radical 2 è radical 2. Per quanto riguarda invece l'argomento, l'argomento di quel numero è meno 45 gradi, o beh, sì, sarebbe a dire meno pi greco 4 più 2 pi greco, se lo vogliamo mantenere tra 0 e 2 pi greco. Comunque, per fare la radice cubica l'argomento devo dividerlo per 3. Quindi da meno 45 gradi diventa meno 15 gradi. E poi quella è una soluzione, e poi ci sono le altre due. Insomma, diventa un problema di estrarre le radici cubiche di un numero. Quindi in questa equazione qui, che sembrava molto complicata, diciamo, abbiamo determinato prima il modulo, e poi questa equazione è ricondotta a un problema molto più semplice, che è quello di estrarre le radici cubiche di un numero fisso. Questa cosa, dico solo questo ancora, è un fatto che ricorre spesso, cioè sia quando ricorrete alla formula alla forma algebrica, sia quando ricorrete alla forma trigonometrica, a volte una delle due variabili si riesce a trovare. Nel caso della forma algebrica si trova A o B, e allora in quel caso, se riesco a facilmente a determinare A o B, torno indietro e sostituisco, mica mi possibilmente sostituisco prima possibile, cioè nell'equazione iniziale. Quando invece siamo in forma trigonometrica, a volte si ricava facilmente ρ oppure θ. Allora, se si ricava un po' più facilmente una delle due, sostituisco nell'equazione iniziale e quella, a quel punto mi diventa un'equazione in una sola ipotesi. Ok?